e sciogliere tutto quel formaggio dentro. Ah, certo. E con quello è il sapore della, certo, della polenta, caramella. Poi quando arriva a tavola si arriva così, ovviamente con... No, se mi prendi il piatto faccio vedere. Grazie. Il piatto così si presenta. Molto carino. E poi la salsiera. Perché la salsa andrà messa a parte? A parte, ognuno l'apre e si mette la salsa di funghi, o le signore possono preparare una salsa di sugo o un burro fuso con salvia, come vogliono. Si può variare, ovviamente. Però certo. Io volevo precisare una cosa. Io riflettevo su questa ricetta che non è costosa affatto. Sì, io ci tengo a fare delle ricette semplici che sono alla portata di tutti, certo. Anche per il momento che critico stiamo vivendo in questo minuto. Sì. E quindi degli ottimi consigli con la signora Diana, certo. Quindi. Le possiamo già infornare, diceva, oppure dobbiamo aspettare un altro pochino in modo tale che si amalgamino bene, signora Diana, mi dica. No. Ne possiamo fare qualche altro, abbiamo il tempo. Allora sì, come no? Abbiamo il tempo, sì, per fare Diana, poi il dolce. Sì, il suo dolce al cioccolato ovviamente si fa in poco tempo. Quindi. Sì, quello si fa in poco tempo. Giustamente abbiamo la pizza, anche impasto, la signora Yolanda, la può tagliare e la possono servire. Tagliamo perché la pizza serve così per l'aperitivo. Certo, senz'altro. Sì. Allora con la signora Yolanda tagliamo questa pizza con l'anduja. Abbiamo fatto una pizza con l'anduja. Per ovviamente per aperitivo con l'impasto della pizza napoletana, un po' di nduja sopra, dopo aver messo anche una buona manciata di parmigiano, allungata la nduja con un po' di salsa. Pronto? Buonasera. Senta, gentilmente, mi può ripetere la ricetta dei cornetti al naturale? Sì, signora, come si chiama lei? Rosa. Da dove? Da Catanzaro. Benvenuta, signora Rosa. Gliela ripetiamo insieme a Licia, signora. Sì, grazie. Vuole rimanere in linea intanto? Così noi... Ok, Licia, ripetiamo la ricetta degli ingredienti dei cornetti alla Nutella per la nostra amica. Allora, 250 g di farina bianca tipo 00, 125 g di vallela, margherina vegetale, sciolta, un vasetto di yogurt bianco, un cucchiaio da tavola di zucchero, che si può anche evitare di mettere se si vuole fare la farcitura salata, una mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, della Nutella quanto basta per farcirli, e dello zucchero a velo poi per guarnirli dopo la cottura. Vanno in forno a 180 gradi per circa 20 minuti a forno statico. Ha capito, signora? Va bene, vuoi lasciare gentilmente le ritrovi alla scritta? Sì, le daremo tempo di prendere nota, signora, bene, certo. Grazie a lei, buonasera. Buonasera. Quindi Licia ci stava dicendo appunto che non mettendo lo zucchero possono essere comunque farciti anche con l'anduja, come ha fatto la pizza la signora Adriana, possono mettere nei cornetti o le acciughe, o addirittura se si vuole rimanere sul dolce si può mettere la marmellata. Ottimo. A discrezione di chi li fa il gusto. Certo, ovviamente in cucina noi mettiamo la Nutella. Sempre, noi siamo quelli più golosi, quindi vogliamo la Nutella, assolutamente, quindi ancora in sovraimpressione gli ingredienti per questi cornetti alla Nutella, avete visto lì, cioè, dopo aver impastato tutto quanto, ha tagliato, sì, possiamo tagliare, l'ha già tagliata signora? Ah ok, la possiamo servire ai nostri amici come aperitivo, perché no? Certo, un pezzettino di pizza all'anduja per ciascuno. Dicevo, per questi cornetti, tu l'hai tagliata poi a spicchi, come una pizza, insomma, mo' di pizza, hai messo un pizzico di Nutella su ogni spicchio, poi l'hai arrotolato, quindi è molto semplice dare la forma anche al cornetto. Sì. In poche parole, un triangolino arrotolato e poi si curva per dare la forma del cornetto. Bene, benissimo, grazie alla nostra amica Licia per questi ottimi suggerimenti. Intanto con la pizza, ovviamente, dai, Goro, ci sta un po' di vino, che dici? Guarda, per me va bene anche l'acqua. Per te va bene? Vuoi fare il bravo ragazzo? Di la verità. No, perché? Ce la faccio del male. Ce la fai? Fa il nostro amico Marco, a colori. Marco a colori stasera. Ok, intanto mentre Marco sta stappando il nostro Red Fashion Wine, noi ovviamente vi ribadiamo quello che stiamo preparando, caramelle, cornetti, palline ovviamente di polenta, tra poco rifaremo la torta al cioccolato, c'è la pubblicità, quindi io vi invito a rimanere con noi, non cambiate canale perché ancora tanti ottimi suggerimenti, anzi se qualcuno, ci dice la signora Adriana, ha qualcosa in casa e non sa come utilizzarla per preparare qualche stuzzicheria, la nostra amica ovviamente è in grado di darvi qualsiasi suggerimento per come poterlo utilizzare. Vero signora Adriana? Quindi a disposizione. Rimanete con noi, MasterChef torna tra una breve pausa pubblicitaria, tra poco.